Che dire ragazzi, una bellissima Italia, un'Italia che ha convinto, tantissime intese lì davanti e soprattutto anche un gioco di squadra che piace, che entusiasma. Diciamo che anche la presenza del pubblico ha fatto tanto e quindi possiamo anche dire di aver assaporato un po' quello che è il ritorno alla normalità, ma comunque una prestazione veramente importante. Sono 9 partite che l'Italia vince consecutive senza prendere gol. Quindi, insomma, sono dei risultati importanti che ci fanno ben sperare anche per la partita di mercoledì contro la Svizzera. Un altro test importante, noi sapevamo che la Turchia si sarebbe chiusa e avrebbe, diciamo, cercato di ripartire in contropiede. L'Italia inizialmente ha avuto un po' di difficoltà a superare il muro rosso, però dopo, insomma, dopo l'autogol di Demiral, e lo ringraziamo, insomma, tutto sommato, l'Italia è riuscita poi a giocare sul velluto e quindi a mostrare veramente un gioco divertente e i gol sono stati veramente belli e importanti. Complimenti a Spinazzola e soprattutto al binomio Insigne Immobile e naturalmente ci aggiungiamo anche l'ottima prestazione di Berardi. Quindi insomma un'Italia che ci lascia ben sperare e insomma incrociamo le dita per le prossime partite. Io vi mando un grande bacione e saluto tutti voi della redazione di Calcio Style e spero di intervenire presto in qualche vostra trasmissione che sono sempre divertenti e interessanti. Un bacione a tutti, sempre Forza Italia, sempre, ma anche Forza Napoli, Forza Napoli, tanto siamo sempre in azzurro.